Just love the Siamo in compagnia del dottore Raffaele Rotunno, primario di Cardiologia del DEA di primo livello Eboli Roccadaspide Battipaglia, per parlare dei servizi che verranno offerti all'utenza dell'ospedale di Roccadaspide, perché ci sono delle importantissime novità. Dunque, quali sono i servizi a cui possono accedere attualmente i cittadini? Sì, in effetti. Eh, da alcuni giorni, dal 5 novembre, sono stati riaperti gli ambulatori di cardiologia esterni, cioè rivolti alla popolazione del territorio di riferimento all'ospedale, la cosiddetta valle del calore. Da alcuni anni questi ambulatori erano chiusi per carenza di personale. Ora, a seguito dell'arrivo di due medici reclutati dal, mh, dal concorso praticato l'anno scorso, conclusosi l'anno scorso, e eh, oltre a questi due medici l'arrivo di altri due medici specialisti ambulatoriali cui è stato concesso eh, il, il contratto per alcuni mesi il, il, il personale di dirigenti medici, di cardiologi di questa unità operativa è salito a sei unità più la mia persona questo ha consentito di recuperare una strategia che noi già abbiamo avuto in passato quella di curare i pazienti i nostri pazienti, premetto, sono in, in, in prevalenza pazienti anziani, in cui la patologia più frequente è lo scompenso cardiaco, e su questo tra l'altro c'è anche un progetto regionale. Noi di curare questi pazienti, particolarmente anziani, con scompenso cardiaco nel periodo del ricovero, ovvero sia nel periodo della riacutizzazione della malattia, quando il paziente ha bisogno di terapie intensive, ha bisogno della costante presenza del medico ma poi di inviare il paziente a casa ricontattandolo periodicamente attraverso i nostri ambulatori esterni perché... Esperienza comune anche nostra, che quando il paziente con scompenso cardiaco ritorna a casa, torna nel territorio e ha la possibilità, di là dall'assistenza del medico di base, di consultare lo stesso cardiologo che lo ha curato nella fase di acuzie, questo paziente meno frequentemente torna al pronto soccorso, meno frequentemente ricade nella riacutizzazione della malattia con un maggior, una miglior qualità di vita sua e soprattutto anche, o meglio anche, non soprattutto, e anche con una riduzione della spesa sanitaria. Quindi l'apertura di questi ambulatori ha due obiettivi. Il primo è etico, dare un servizio alle popolazioni di questa di quest area della Valle del Calore. Voglio ricordare che la Valle del Calore si ritrova all'interno di un'area montuosa. E ripeto i pazienti sono in prevalenza anziani e hanno grandi difficoltà sia sul piano fisico, logistico ma anche economico per portarsi verso altri presidi, presso altri ambulatori qui il valore etico è enorme dell'apertura di questi ambulatori in questo territorio e secondo perché a mio parere questa spesa in più di questi medici in più che abbiamo verrà ampiamente ripagata dalla riduzione delle necessità di assistenza su questi pazienti perché questi pazienti curati non soltanto nella fase acuta ma anche nella fase cronica con ritorni periodici in fall up diciamo noi presso il nostro ambulatorio cadranno meno spesso ammalato e consumeranno meno spesso le risorse della, della, del sistema sanitario. E questi ambulatori? Proprio da poche settimane sono dotati di strumenti nuovi. Di che cosa si tratta? Allora, noi, diciamo, un po' questo è stato un gesto ambizioso da parte mia. Io ho aperto questi ambulatori. Gli ambulatori sono diversificati, come anche le competenze dei miei collaboratori, sono diversificate. Si passa dalla visita cardiologica con il CG, quindi è la visita clinica di base all'ecocardiografia transtoracica, cioè praticata con la sonda appoggiata sul torace, all'elettrocardiogramma, alla prova da sforzo, la prova da sforzo praticata anche con lo spiroergometro, che è uno strumento non da tutti utilizzato, fino ad arrivare alla possibilità presso questo ospedale, che in fondo è un piccolo ospedale, di poter praticare. L'ecotransesofageo e l'ecostress, che sono due, eh, le praticherà in particolare il dottore Hoppo, che sono due metodiche di, eh, eh, di elevato livello, pretendono un'elevata professionalità e che a livello ambulatoriale vengono praticati, penso nella nostra azienda, ma nell'intera regione da pochissimi reparti, di solito eh, presso ospedali di secondo livello, strutture universitarie e così via. Nei due ospedali di Eboli e, e, e Roccadaspide, dove io sono, sono primario, in entrambi gli ospedali avremo ambulatori esterni di ecocardiografia e di ecotransesofageo. Ad Eboli l'ho trovato già attivato questo ambulatorio ad opera del precedente primario, il dottore Giovanni d'Angelo, e io l'ho voluto, voluto attivare a Roccadaspide. Questo consentirà due cose. Primo alla popolazione locale di poter avere prestazioni non solo ordinarie ma anche di particolare eh, eh, livello scientifico, di, di, di elevato livello scientifico. E può essere anche l'occasione per attrarre pazienti da altri territori che trovando difficoltà nel praticare questi esame in maniera ordinaria negli ospedali magari verranno qui a, a, a praticarli anche attratti dalla qualità del servizio e, e dall'eccellenza dell'operatore. Ricordiamo ai nostri telespettatori come fare per accedere a questo tipo di visite tramite queste nuove strumentazioni, al di là del ricovero d'urgenza o del ricovero tramite pronto soccorso. L'organizzazione degli ambulatori è stata fatta da me in collaborazione con il dottore Oppola Caposala. Abbiamo. Abbiamo diciamo sì, messo insieme le risorse che avevamo e abbiamo immaginato questi ambulatori, questi percorsi ambulatoriali. I percorsi ambulatoriali quindi sono stati affidati alla direzione sanitaria, che attualmente è diretta dal dottor Mario Minervini, che sta mostrando, devo dire, una grossa attenzione per questo ospedale. e Attraverso la direzione sanitaria, l'organizzazione è stata affidata successivamente al CUP, quindi per accedere a questi le prestazioni ambulatoriali presso la cardiologia di Roccataspide, bisogna passare per il CUP, prenotarsi presso il CUP. Il tutto sotto il controllo della direzione sanitaria. È importante precisare questi ambulatori in quale ospedale si collocano? Sì, gli ambulatori fanno parte di una strategia che parte... Dal, da quanto accaduto nella primavera scorsa l'apertura di un pronto soccorso particolarmente con la precedente amministrazione dell'azienda l'apertura di un pronto soccorso particolarmente moderno, particolarmente efficace che indubbiamente rappresenta una risposta importante al problema dell'emergenza in questa popolazione che ripeto popolazione anziana spesso in difficoltà perché dedita a lavori nei campi e quindi con, con, soggetta anche a traumi ed altro. Quindi noi possiamo dire che il problema del pronto soccorso è stato egregiamente risolto durante la precedente amministrazione con l'attivazione della struttura Tutti Visibili che è tra le più moderne eh, in, regione, in regione Campania. Nel frattempo, la cardiologia di Roccadaspide, l'unità operativa complessa di Roccadaspide, continua a essere composta da sei posti letto di corsia e quattro posti letto di unità coronarica, che lavorano in un rapporto virtuoso con la cardiologia di Eboli. I miei collaboratori, oltre il dottore Oppo, il dottore Aveta, il dottore Zerillo, il dottore Giordano la dottoressa Russo e l'ultimo arrivato il dottore Bonauro devo dire in, queste, in questi ultimi mesi in queste ultime settimane gli ultimi due medici si dedicano con grande passione alla loro attività clinica in questo, in questo reparto e consentono un'efficace assistenza che a volte ha bisogno di completarsi con gesti strumentali nel, presso l'ospedale di Eboli ma qui ritorna il tema etico il paziente con, anche con infarto, che oggi non si ferma in un ospedale che non ha emodinamica, ma viene dal 118 direttamente trasferito presso l'ospedale con emodinamica, come è la mia cardiologia debole, per praticare l'angioplastica primaria, per pr praticare la coronografia, l'angioplastica primaria, Bene, questo paziente, se originario di questo territorio della valle del calore, dopo il gesto... Percutaneo, dopo la manovra di eh, rivascolarizzazione della, della coronaria con, con lancio plastica, può tornare in questo ospedale. Torna in questo ospedale, dove è assistito dai colleghi che io ho nominato prima, egregiamente, e ritorna nel suo territorio. Circondato dalla presenza e dall'affetto dei suoi cari, che facilmente possono accedere a lui, perché l'ospedale si trova nel cuore. Della valle, della valle del Calore. E questo perché non riconoscerlo? Questa serenità, questo carico di affetto che noi consentiamo a questi pazienti che hanno subito un infarto e poi hanno subito un drammatico intervento per salvare loro la vita dall'infarto, questa possibilità di avere le persone care vicine nel loro stesso territorio ha un immenso valore etico e probabilmente aiuta anche la guarigione di questi pazienti. Questo per far capire quel che accade in questo piccolo ospedale, l'ospedale di Rocca d'Aspide, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, con l'invito a fare in modo che l'incremento del personale, oggi abbiamo sei medici, più la mia persona, il primario, sia un investimento duraturo nel tempo, perché questo investimento consentirà alle popolazioni di questo territorio di vivere una qualità di vita migliore e probabilmente consentirà anche a questi borghi di sopravvivere, perché questi borghi senza qualità di vita, cioè senza una buona sanità, sono destinati a morire. A credere nel potenziamento dell'ospedale di Roccadaspide, da sempre in prima linea, il vice sindaco di Roccadaspide, Girola Mauricchio, ex sindaco per due mandati, noi siamo proprio davanti al nosocomio rocchese, perché ci sono delle importanti novità che riguardano l'ambulatorio di cardiologia. Oggi si danno due risposte concrete in merito alla funzionalità di questo ospedale, sia al potenziamento del reparto di cardiologia UTIC con l'attivazione di questo nuovo ambulatorio specialistico dove eh, dal 5 novembre sta erogando prestazioni di alta specialità non rivenibili in altri ospedali e in secondo, si dà una risposta concreta a tutti coloro che si adoperavano e paventavano la chiusura del reparto di cardiologia UTIC e il ridimensionamento di questo ospedale. Oggi si dimostra che non vi è stato nessun ridimensionamento e che il reparto di cardiologia UTIC ha avuto un aumento di prestazioni specialistiche con un numero di cardiologi veramente adeguati per la funzionalità. Quindi i cittadini di questo territorio e dei territori convinanti potranno avere delle, delle visite specialistiche che fino ad oggi non si potevano effettuare. Dietro questo traguardo c'è un lavoro incessante anche da parte dell'amministrazione? Assolutamente, ma di questo io voglio ringraziare in prima, prima di tutto il primario del DEA, del primo livello Eboli Battipaglio Roccadas, il dottore Rutunno, anche perché grazie alla sua sperimentazione, cardio pen e altre sperimentazioni... Il nome del nostro ospedale è arrivato oltre i confini nazionali, sia il direttore sanitario Minervini, il quale sta dando una risposta concreta al, al rilancio di questo ospedale. Quindi io devo ringraziare tutti gli operatori medici, infermieri che operano nella struttura, perché è una struttura veramente all'avanguardia e sta dando risultati concreti, non, non giacere. Frutta e verdura, Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura, manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a matinella di albanella. La BCC di Aquara ha un unico obiettivo. Fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo Spinta Verde, Mutuo Jolly. Salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR Agea Ismea, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali, Ad Aquara, Cocca d'Aspide, Capaccio e. Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Aquara, insieme per la crescita del territorio. L'aula consigliare di Felitto questa sera è gremita di gente perché si sta tenendo un importantissimo convegno. Ed è giunto qui da Cassino Claudio Santarelli, presidente dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro. Di che cosa state parlando? Stiamo parlando degli, degli avvenimenti del 1799, quindi sull'epopea dell'esercito del, dell dei, dei Sanfitisti, eh, capitanati e guidati dal cardinale Ruffo. E che ha visto protagonista anche il territorio occidentale, tra cui Felitto che è come, sta dicendo, come stanno relazionando i, gli ospiti, eh, è stato anche un anch protagonista di, que, di questi eventi. Noi abbiamo ristampato in, maniera, in, in modo anastatico un testo del 1801 scritto da Pietro Masi su, su, quegli, su quegli accadimenti e quindi con, con il saggio introduttivo di Fernando Riccardi. La stiamo presentando qui a Filitto, grazie all'ospitalità del sindaco, di Giuseppina Di Stasi, i rosi di Stasi che hanno voluto che si tenesse questo convegno. Lei accennava all'importanza di questo volume per Felitto e per la Valle del Calore. Diciamo che è un'importanza per tutto il, il, quello che, una volta, era il regno di Napoli, e ci sono anche dei. dei mh, qui in questa zona eh, ha visto protagonista il, il vescovo Ludovisi di Policastro, e qui, proprio anche a Felitto, dobbiamo registrare in maniera molto obiettiva che ci furono delle, eh, de, degli scontri ferocissimi e di notevole crudeltà tra la marcia de, tra l'esercito della Santa Fede e, e molti. Eh, diciamo classe dirigente dell'epoca emergente che oggi chiameremo borghesia che voleva, che voleva ribaltare l'ordine di quel periodo che era l'ordine del Regno di Napoli a favore della, della Repubblica napoletana. A moderare questo importantissimo dibattito storico che si sta tenendo qui a Felitto la dottoressa Giuseppina di Stasi che è proprio una storica, di che cosa si sta parlando nello specifico? Stiamo parlando degli eventi del 1799 e del Movimento Sanfedista. Il titolo del convegno è Ideali e realtà dell'Europea Sanfedista con un taglio rivolto anche al territorio. Quindi è stato un convegno fortemente voluto dall'associazione di Alte identità di Cassino, presieduta da Claudio Saltarelli, però abbiamo voluto che all'interno di tradizioni mostra la manifestazione che contestualmente si tiene afferito oggi e domani sia stato presente un momento culturale. Ritengo di grande spessore per ripristinare degli eventi storici per noi fondamentali. Com'è nata l'idea di portare appunto qui a Felitto Storici di rilievo ad affrontare questo tema così rilevante? Eh, riteniamo molto opportuno, data anche i tempi storici, eh, far capire alle persone da dove viene la libertà, qual è il valore della cultura, quali sono appunto i punti di riferimento che dobbiamo consegnare alle attuali e future generazioni. Senza la storia è difficile costruire un futuro consapevole. L'Associazione Culturale Pasquale Oristagno, presieduta da Rosi di Stasi Oristagno, si è tanto impegnata per portare qui a Felitto questo evento culturale che si inserisce nell'ambito della manifestazione Tradizioni in Mostra. E per sostenere appunto questa manifestazione ne parliamo proprio con la Presidente, un evento che sta riuscendo benissimo. Grazie, sì, veramente sono sorpresa. È stato tutto per caso. Ho incontrato la moglie del presidente eh, Claudio Saltare e allora abbiamo detto: Così, dobbiamo fare qualcosa qui a Felitto. Per Poi c'era anche il professore Melchionda che pensavamo di fare qualche cosa, allora ha detto: Dove non portarlo? È in tradizione, tradizione in mostra. E, e così abbiamo incominciato stamattina con un'escursione un botanica nel vigneto di La Candina e comunque vogliamo cercare di portare qualcosa culturale qui a Felitto. Noi, la nostra associazione, vuole impegnarsi per questo e sono veramente contenta delle persone che sono venute e di tutto. E vai. Andrea Durante, capogruppo della Protezione Civile Comune di Albanella. Noi siamo proprio dietro la scrivania della nuova sede che è stata inaugurata proprio questa mattina. E quindi da oggi la Protezione Civile avrà una sede nuovissima. Certamente, dopo un po' di tempo ce l'abbiamo finalmente fatta, grazie anche alla nostra amministrazione che ci ha supportato e supportato con le nostre continue richieste. Ce l'abbiamo fatta, siamo qui e siamo a servizio di tutti. Questa sede sorge proprio al centro di Albanella. Sì, eh, manco a farla apposta, si trova proprio mh, stra stra strategicamente posizionata in una bella posizione. Abbiamo la visuale di tutta la, la, la piana e poi abbiamo comunicazione con il centro e tutto qua. Siamo, siamo contenti di questa sede. Degli edifici che vi permetteranno di lavorare ancora meglio. Certamente, è importante, è importante anche per... Eh, Consolidare ancora di più anche i ragazzi che partecipano a tutte le attività sul territorio, perché collaboriamo con Capaccio, con Altavile, che siamo molto in simbiose, siamo, siamo un'unica famiglia, in poche parole. Anche perché il lavoro della protezione civile diventa sempre più importante, e fondamentale per i cittadini. Sì, è fondamentale perché noi non ci fermiamo solo alle varie assistenze di piazza e via dicendo, ma bensì. Il nostro lavoro è in sordina, non ci ripaga ancora di più di questo perché facciamo a 360 gradi qualsiasi cosa, qualsiasi intervento richiesto nei limiti da poterlo esploitare, lo esploitiamo senza problemi e ci inorgoglisce di questo. qua. Sindaco di Albanella, Renato Ioschi, è un momento di grandissima soddisfazione per la sua amministrazione comunale perché ha appena affidato una nuovissima sede alla Protezione Civile. Sì, è vero, Io mi sento fiero ed orgoglioso per questo altro obiettivo che abbiamo concretizzato, che abbiamo raggiunto. In Italia ci sono 4 milioni di volontari, l'Italia si distingue del mondo per il volontariato e Albanella si distingue per la sua attività. Ad Albanella abbiamo ormai un nucleo di protezione civile regolarmente iscritto in Regione Campania e questo non è una cosa da poco, ci sono 20 iscritti uomini e donne che si dedicano agli altri senza chiedere nulla in cambio. L'amministrazione comunale non solo li ha voluti organizzare e mantiene aperte le porte a nuove iscrizioni e ci auguriamo che ci saranno nuove iscrizioni. Loro già ci fanno molti servizi e credo che le loro competenze aumenteranno sempre di più. Io sono del parere che nel momento in cui un corpo di protezione civile viene disciplinato bene e allo stesso gruppo di protezione civile vengono dati gli strumenti necessari, la protezione civile diventa indistinguibile dagli altri corpi che vengono utilizzati sui territori. Ecco perché l'amministrazione comunale deve, si sta dando da fare, si è data da fare, raggiungendo obiettivi importanti. Abbiamo dato loro una sede, abbiamo dato loro attrezzature, abbiamo dato loro un'auto e ci impegneremo sempre di più a dare loro disciplina, organizzazione, competenze e strumenti, perché loro, come, dico, come ho detto prima, sono dediti al Paese. e danno un servizio importante a tutto il territorio, non solo ad Albanella. All'inaugurazione della nuova sede della protezione civile di Albanella abbiamo incontrato anche Felicia Gaudiano, neoletta senatrice che proprio di questo territorio è importante tutelare la protezione civile, il ruolo che ha la protezione civile su queste zone. Sì, certo. La protezione civile ha un ruolo importantissimo, soprattutto per quanto riguarda i nostri territori. Sono molto fiera, orgogliosa, perché la sede è proprio qui ad Albanella. Conosco molto bene i giovani che ne fanno parte e sono effettivamente persone meritevoli. E questo, noi effettivamente la società ha bisogno di queste persone che tanto si prodigano per, per la società e per i giovani. Lei tra l'altro è un punto di riferimento politico per questo territorio. Sì certo, eh, sono un punto di riferimento. Eh, sì, cerco giustamente di impegnarmi per quanto riguarda tutte le tematiche e le problematiche dal punto di vista territoriale e non solo. E il mio compito oltre a stare a Roma e quindi essere presente lì al Senato giustamente è che è doveroso quindi portare avanti eh, tutti. Di tutti i nostri impegni, il fine settimana però rientro nel mio territorio e non solo, dove dove, dove cerco appunto di avere un dialogo diretto con, con le persone, con i cittadini ed accettare e apprendere tutte le istanze che giustamente mi vengono presentate.